Eccoci qua, buongiorno a tutti. Entriamo dentro la proprietà di questa villa immersa nel verde a ridosso della città di Rieti. Diamo subito il primo sguardo a quello che è il terreno circostante, all'ingresso dal quale siamo entrati. Un terreno che si estende, come potrete vedere nelle varie descrizioni, per 8.000 metri e sui quali ci sono circa 80 alberi di noci, dei quali alcuni ne vediamo le immagini. Ecco qui il fabbricato che si estende per 160 metri su due livelli con una scala esterna, quindi è facilmente divisibile in due unità immobiliari. Sullo sfondo possiamo vedere un forno a legna caratteristico per le zone e per la tipologia degli immobili. Continuiamo a filmare quello che è il giardino circostante la casa, che non presenta, vedremo poi all'interno, alcun tipo di problema strutturale, ma bensì necessita dell'opportunità di essere rifinita nel piano superiore e migliorata, diciamo così, nel piano inferiore. Eccoci qua all'ingresso. Prima stanza con la cucina, camino molto carino rifinito con mattoncini, tutta la zona dell'angolo cottura in muratura da completare e l'affaccio della finestra sul giardino esterno dal quale siamo poi entrati. A destra dell'ingresso c'è la sala, il soggiorno, molto grande, spazioso, particolare dei pavimenti di un tempo, tenuti in ottimo stato del resto, termosifoni in ghisa che sono sicuramente migliori rispetto agli attuali in alluminio. Ecco qui poi l'esterno con il giardino. Ci trasferiamo a seguire nel bagno, nella zona notte. Eccolo qui, anche questo con materiali più al tempo ma conservato in discreto stato, sempre termosifone in ghisa e la vasca. Uscendo dal bagno abbiamo le due camere, la prima grande come l'altra del resto. Con l'affaccio sul giardino apriamo la finestra, questo rumore vi chiediamo scusa chiaramente, ma necessitava aprire per gustarsi quello che è l'affaccio sul giardino al piano terra con il forno di cui prima. E poi c'è l'altra camera, eccola qui, anche questa molto grande e comoda. Abbiamo sempre il particolare dei pavimenti di un tempo, ma che comunque conservati in ottimo stato, il solito termosifone in ghisa e l'affaccio anch'esso sul giardino e sull'ingresso della casa.